Emiliano, mi collego all'ultima parte del suo intervento e in qualche modo lo completerò cercando di entrare un po' più nel dettaglio rispetto allo schema con cui il libro è stato pensato. Prima però vorrei fare una brevissima premessa. Da che cosa è nato questo libro? Cioè, quali erano le domande che in qualche modo lo hanno generato? Erano due: la domanda su che cosa è l'arte e la domanda su che cosa è il bello. Intendavamo, da due punti di vista diversi, tentare di delucidare le possibili risposte a questa domanda. In che modo? C'era stato nel Novecento un filosofo della scienza che, interrogato su che cosa fosse la matematica, aveva risposto: è quella cosa che dicono che sia quelli che se ne intendono un po'. Ecco, allora abbiamo applicato lo stesso criterio sull'oggetto, appunto, arte. Chi è che se ne intende un po' di arte? Sono evidentemente tanti generi di specialisti, ne abbiamo scelti due: i filosofi da una parte, che si sono occupati appunto dell'estetica, e gli artisti da quell'altra, che hanno, la Paola lo mette benissimo in rilievo nella sua parte, coniugato insieme le poetiche e le opere, e il fare opere. E così abbiamo costruito in qualche modo il libro, che, come vedete lo schema, ecco, ha un impianto che è sostanzialmente di tipo sistematico, perché affronta delle grandi tematiche, all'interno delle quali poi a volte si articola, secondo uno sviluppo storico del pensiero, laddove ci pareva necessario conservarlo, altre volte no. Questo impianto sistematico è scandito, come vedete, nella prima sezione da sette grandi paradigmi interpretativi, che poi possiamo. Ecco, che appaiono nella storia del pensiero sulla filosofia dell'arte. Il primo di questi, lo ricordava prima Giuliano, è probabilmente il più importante, perché è il più duraturo, è quello che ha origine nel pensiero greco e che poi direi che per 2000 anni ha dominato il pensiero sull'arte nell'Occidente, e cioè l'idea dell'arte come mimesis, come imitazione. Ecco, però è interessante notare che fin dall'inizio questa concezione ha poi prodotto delle valutazioni diverse in chi la sosteneva. Li trovate Platone e Aristotele, tutti e due dicono che l'arte è imitazione della natura, ma poi da questa prima definizione traggono due conseguenze opposte. Platone arriva alla conclusione che, per questo motivo, perlomeno nella Repubblica, l'arte deve essere condannata e gli artisti devono essere banditi dallo stato ideale, perché l'arte è copia di una copia, essendo la natura copia dell'idea, allontana dalla verità e quindi è potenzialmente pericolosa. Di tutt'altra idea è invece Aristotele, il quale, pur dicendo che l'arte è imitazione, la interpreta come una forma di riproduzione della realtà, secondo le leggi della possibilità e della verosimiglianza, come ricordava prima Giuliano, e quindi ci offre una potenzialità di conoscenza del reale che va totalmente valorizzata, e anche su questo punto quindi si contrappone al suo maestro.